Ragazzi, video flash, grazie a Nano75 ho potuto riavere S23 Ultra e finalmente ci facciamo la riprova in Expert Raw, che purtroppo nel video di qualche mese fa, dove avevo aspramente criticato lui per la qualità dei file RAW, per la poca lavorabilità, per tutta una serie di cose, non avevo provato. Molti di voi mi hanno segnalato che in Expert Raw effettivamente le cose cambiano, qualcuno mi ha anche detto che qualche aggiornamento recente però ha peggiorato la situazione. Insomma, siamo a fine anno, ormai dobbiamo tirare le somme, vediamoci questo S23 Ultra in Expert Raw come lavora. Vi ricordo che è uscito in contemporanea o ieri forse, dipende come mi andrà di pubblicare le cose, anche il video su quella perla rara di Oppo Find X6 Pro, sempre avuto grazie a Nano75, che vi ricordo è il punto di riferimento assoluto su Roma e anche a livello nazionale per il ritiro e la rivendita di smartphone usati. Io vi lascio come sempre qui sotto, primo link, il suo canale Telegram in descrizione, dove potete osservare la sua vetrina. Ci facciamo una sessioncina di scatti abbastanza rapida e poi andiamo a vederci in studio subito come effettivamente rispondono questi file in Expert Raw. Ne approfitto per ricordarvi che arriva a brevissimo anche Pixel 8 Pro, quindi andiamo a chiudere il cerchio dei super top di gamma e a fine anno, verso fine novembre, inizio dicembre, dopo anche iPhone 15 Pro Max, arriva il confrontone fra tutti, il mio parere definitivo su quale smartphone scatta meglio quando lavoriamo veramente da pro. Nell'unico canale, vi ricordo, che vi propone queste analisi Lightroom così approfondite dei RAW, di tutti i super top di gamma, anche quelli che non arrivano in Europa, ed è l'unico canale che non vi dice che l'iPhone è il più meglio di tutti così a casaccio e che non vi fa i confronti in JPEG dei piatti di pasta o delle foto della vacanza, ok? Dai! Divertente, non divertente, che sto troppo, no? Pazzesco, ragazzi, cioè dai, non so se avete visto in diretta. Sì, meno male, stavo registrando. Cioè praticamente va a selezionare lui il frame migliore, probabilmente registra più scatti, non lo so, e il frame iniziale era perfetto, poi da solo ha fatto un calcolo e questo non è più perfetto, oltre ad aver sparato luminosità e cose, vabbè, quello si risolverà, ma non c'era la macchina prima e ora c'è. Vediamo se fa ancora, ecco, ha fatto di nuovo, no, imbarazzante la lentezza disarmante dell'Extra RAW su tutte le ottiche. Qua abbiamo l'Ultra RAW di Xiaomi, ragazzi, non l'ultimo degli smartphone. C'è una lentezza disarmante, vediamo. Un'ora per scattare, un'ora per elaborarla, però poi va a farci questa cosuccia di effettivamente congelare bene l'attimo con uno shutter lag però pesante. Guardate, sta un passo avanti praticamente sul Samsung. Vediamoci un bel controluce come lo gestiscono anche sull'ultra wide. Lo faccio vedere anche rispetto all'occhio Find X6, visto che li sto testando in giro assieme RAW Plus ed Expert RAW, camera principale. Ecco, loro lentini entrambi in maniera simile. Era corretto fare questa riprova in Expert RAW, perché se Samsung offre questa possibilità con anche delle informazioni tecniche che sembrano impressionanti riguardanti questi file 16 bit, cose pazzesche, era giusto provarlo. Sicuramente vi posso dire che, posso già darvi una conclusione anticipata, questo non è uno smartphone che va incontro ai professionisti, che è pensato per i professionisti, per il vero approccio
professionale, che poi è molto semplice in realtà, non è che stiamo parlando di fantascienza, non dico ciò perché serve chissà che cosa, ma si vede che è uno smartphone che non ti aiuta in questo. La modalità Expert Raw va scaricata a parte, la modalità Expert Raw non la posso attivare con un doppio clic dello schermo, mi riparte sempre in modalità fotografia normale o al massimo in modalità Pro. La modalità Expert Raw è proprio tutta una cosa a parte, in sostanza è quasi come avere un'app di terze parti messa sopra, quindi è un po' un barare, perché questa è una cosa che non faccio nei confronti, non sarebbe... Secondo me sarebbe anche meno interessante, meno sensata. Ma detto ciò, buttiamoci su Lightroom, perché ragazzi il mio parere non cambia. Spero di riuscire a far durare questo video molto poco. Parto da questo dettaglio, lente principale. Il Samsung S23 Ultra ve lo metto sempre a destra, ho scattato in Expert Raw, lo vedete. Qui io a livello di gestione del file non noto differenze dal video che avete, che abbiamo già... dal video che avete già visto in passato, e per un confronto ancora più completo andatevelo a ricercare, ovvero Samsung ragazzi propone una roba da 2018 con questi scatti iper nitidi, iper contrastati già dal software. Non è questa una nitidezza piacevole, è un impasto di roba che nello scatto complesso, forse se lo caricate su Instagram appunto, può un minimo essere interessante, ma se vado a scattare in RAW, in DNG, mi vado a scaricare l'app, mi vado a fare tutta una serie di cosucce, non è perché sto cercando questa tipologia di risultato. Poi, come promesso nel video dell'Oppo Find X6 Pro, se ve lo siete persi andatevelo a vedere, perché parliamo di forse il miglior camera phone di quest'anno, lo capiremo presto. Vediamoci sul teleobiettivo come lavora questo Samsung, in questo caso teleobiettivo 3x ovviamente, che condivide con l'Oppo e con lo Xiaomi 13 Ultra, anzi facciamo il confronto con lo Xiaomi 13 Ultra, che è un pochettino ancora il vertice, ma capiremo poi nel video di fine anno, ma è un po' l'irraggiungibile per quanto riguarda i teleobiettivi. Allora, in questo caso il fatto che il software vada un po' ad aprire lo scatto, come abbiamo già visto in altre casistiche sul vecchio video, non mi dispiace, perché lo fa in una maniera direi piacevole, ma andiamo a scoprire poi il dettaglio dei due. E mio malgrado, ecco qui, emerge secondo me ancora come la resa di Samsung sia molto molto fake. Abbiamo anche qui una nitidezza super sparata, contrasto super sparato, non è proprio un effetto acquarello, ma c'è un qualcosa di fake in questa resa. Scatto molto pulito comunque, vabbè, c'è anche secondo me una pulizia artificiale che viene fatta in questo caso molto bene, ripeto, ecco, rispetto ad esempio all'Honor Magic 5 Pro che andava un po' a spiattellare tutto quanto, qui comunque c'è qualcosa che non va, e emerge anche tanto ma tanto il limite hardware incolmabile di un sensore più piccolo e di un diaframma forse anche meno spinto, f2.4 di che stiamo parlando, contro un sensore più grande f1.8, cioè due generazioni diverse ragazzi. Io potrei anche chiudere il video qui, sappiamo che lo Xiaomi sui recuperi è devastante, neanche vado ad aprirlo questo scatto, l'ho fatto comunque nel video dell'Oppo se vi interessa, siamo veramente una generazione indietro, e lo siamo anche rispetto a Oppo Find X6 Pro ad esempio. Guardate anche qui lo sfocato, proprio due mondi, totalmente due mondi, e anche nel dettaglio molto più naturale sull'Oppo e fintamente nitido sul Samsung. Cosa che ho odiato, e dal vivo l'avete visto, è sicuramente questa roba che lui va a prendervi poi un frame che decide lui facendo un'analisi della scena, qualità bassissima della 10x, ma questo lo sappiamo, anche se tutto il mondo si ostina a dire ma Samsung c'ha la 10x, sì, va bene, tenetevela, qualità bassissima, sicuramente divertente per fare alcune cosucce, comunque è una focale spinta, quindi abbiamo uno schiacciamento dei piani che al di là della qualità c'è, se ci riusciamo a inventare delle cose, per carità, carino, ma la qualità è veramente molto 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 bassa. Forse l'autovideo può togliere qualche soddisfazione in più, ma non saprei. La questione di catturare lo scenario, di fare l'analisi, diciamo, lui della scena e proporvi un frame a un certo punto che decide lui rispetto a quello che avete davvero scattato, a volte funziona molto bene, questo è il caso ad esempio.
qui ho fatto questa sorta di panning sia con l'Oppo che sta a sinistra che col Samsung che sta a destra, e Samsung è riuscita a elaborare poi un soggetto più nitido. In prima battuta non era così tanto nitido, mentre sull'Oppo rimane un effetto che è più naturale. Ho fatto un panning così a casaccio, il primo che mi è capitato, e che però appunto se sbagliate voi poi nessuno vi va a recuperare. Quindi in questo caso Samsung ci azzecca. Ovviamente tra le due cose preferisco assolutamente dover puntare sulle mie capacità e non su un software che deve elaborare in maniera corretta lo scatto. Ribadisco 10 per qui ad esempio su un campo lungo, un campo difficile. Questa su Instagram, nelle storie Instagram, capisco che può essere fico fare questa infilata di vie con quest'ottica, ma la qualità, ragazzi, è davvero, è proprio classico. Si vede anche quell'alone non lo so, di rimbalzo delle alte luci, non so come dirvelo, tipico delle lenti un po' a fondo di bottiglia. Delle lenti vintage, ma quelle brutte però, che tra l'altro conosco bene perché ne ho anche un paio, ed è proprio quell'effetto lì, ipermorbido. Mi auguro che nel 2023 si punti a un ulteriore miglioramento dei tagli 70-75 mm e non che tutti portino questa 10x sui loro smartphone. Camera principale, vediamoci i recuperi, se effettivamente sono migliorati. Erano la cosa che più mi aveva scioccato nel vecchio video, ed effettivamente qui si lavora un po' meglio, ma ragazzi, siamo sempre su livelli bassissimi rispetto allo Xiaomi o rispetto all'Oppo, rispetto al Vivo X90 Pro Plus e Find X6 Pro. Ci butta in mezzo anche iPhone, siamo su un altro pianeta anche rispetto ad iPhone qui, ma in negativo. Cioè, Apple con il suo Pro RAW ci dà dei file devastanti. Qui ci avrebbe già portato sicuramente una resa corretta sia delle basse che delle alte, e in più una buona lavorabilità del file. Invece questo Samsung toppa come magari topperebbe uno Xiaomi, ma poi uno Xiaomi queste te le fa recuperare e invece lui non lo fa, e in più c'è sempre quell'effetto ipernitido, strambo, strano, che non mi torna. Vediamo un recupero anche sulla ultra wide. Vedete qui situazione meno estrema, comunque fa il suo, seppure ecco qua ce l'ho già, vado a opacizzare questo scatto normale. Il software qui congela bene questo tizio che passava in monopattino, ma guardate poi il dettaglio. Cioè, non so cosa ci devo fare con uno scatto così. Qui a sinistra ad esempio l'Oppo e a destra Samsung, vediamo, boh, aberrazioni, cose. Lo scatto di Oppo è incredibilmente più pulito, tra l'altro c'è anche un po' di sfocato sullo sfondo. Siamo con la camera principale qui, sensore da un pollice, tutti i vantaggi del mondo, scatto più pulito, sfocato appunto, e poi ribadisco l'ennesima volta nitidezza che porta a questa sorta di granulosità, di bruttissima grana che ha il Samsung. Come lavorabilità, vabbè, questo è uno scatto dove non c'è nulla da lavorare ovviamente, ma io una prova me la faccio comunque, e guardate che differenza. Lo Xiaomi neanche lo scomodiamo. Guardate qui, ragazzi. Ovviamente sono inutilizzabili entrambi, siamo d'accordo, ma qui viene fuori realmente la qualità del sensore e la qualità dell'immagine, il potenziale. Samsung è un giocattolo, guardate che roba, non esiste dettaglio. Quindi, dai, andiamo subito alle conclusioni. Va bene, mi avete fatto perdere un po' di tempo in questa riprova, ma era corretto farla. Lui rimane sicuramente uno smartphone che poi, sotto gli altri punti di vista, io ho sempre adorato ad esempio i Galaxy Note a suo tempo. È uno smartphone così incredibile che, giustamente, è sempre sulla bocca di tutti e viene preso un po' come punto di riferimento del mondo Android, oltre al fatto di essere un Samsung e quindi un brand ovviamente molto più diffuso. Ma a livello camere, secondo me questo smartphone non è neanche definibile camera phone. Siamo su un livello bassissimo e l'unica cosa che compensa è appunto la versatilità, se vogliamo, nel senso che abbiamo quattro ottiche, di cui due teleobiettivi, di cui uno dei teleobiettivi è questo 10x che sostanzialmente nessuno propone, ma che ha anche tanti tanti tantissimi limiti. È uno smartphone che per utilizzo professionale, ragazzi, io non consiglio, perché
assolutamente a nessun livello, visto che l'evoluzione su smartphone a livello camera ormai, ripeto, come sempre, si sta facendo importante, interessante secondo me per chi lavora in questo ambito, a fronte però di una YouTube, adesso dico per dire tutti, che non si evolve sotto questo punto di vista. Cioè oggi se esce il nuovo iPhone, subito il confronto viene fatto con l'S23 Ultra, perché quale dei due è migliore? Ma questo Samsung non sta neanche nella top 5 dei telefoni Android per scatti, quindi perché, mi chiedo, no? Io di Apple comprendo il discorso di prenderlo sempre come punto di riferimento, perché effettivamente ha delle eccellenze pazzesche e delle situazioni in cui lavora veramente in maniera unica, ok? Non è magari il migliore, anzi non è il migliore a tirare fuori a livello di file, poi secondo me, e vedremo anche i confronti col 15, ma ha ragione di esistere questo focus su di lui. Qui, ragazzi, boh, lasciatelo in vetrina, vi do questo consiglio se la cosa che vi interessa è la fotografia. Come sempre io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo che per aiutarmi basta un like, basta mettere segui al canale e soprattutto che per vedere i miei lavori, per capire un po' chi sono, per interagire un po' più con me, potete seguirmi su Instagram, ritrovate un po' un mio portfolio solo di scatti da smartphone e un'interazione un po' diversa. C'è anche il mio sito dove potete scoprire in piccola parte, perché non la porto molto, tutto quello che riguarda il mio vero e primo lavoro nel mondo del cinema indipendente. E detto ciò, vi direi che ci vediamo alla prossima con Pixel 8 Pro.